cielo, cosa ci faccio immersa nella vasca di un pesce rosso? Controlli il baule del tesoro! Ah, ve l'ho detto, è solo un giocattolo, non credo nemmeno che si apra. Oh! È un vero tesoro! Ah, Capitan Spigola era convinto che non l'avrei mai trovato! Mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso. Barbarossa, ma guarda che sorpresa! Salve, Capitan Spigola! Appena la mia nave è salpata, mi sono accorto che la mappa era scomparsa. Scomparsa? Davvero? Sono tornato indietro perché temevo che qualche furfante tentasse di rubare il mio tesoro. Capisco. Sarebbe stato orribile se qualcuno avesse tentato di rubare il tuo tesoro. Ho preso il tesoro, signor Barbarossa. Cosa? Tu, brutto doppio giochista, traditore! No, ti posso spiegare. Che gran faccia tosta, ma questa volta la paghi! È tutto a posto, Capitan Spigola. Ho trovato la sua mappa e l'ho raccolta. Barbarossa era preoccupato per il suo tesoro. Volevamo controllare che fossi al sicuro. Certo, siamo venuti solo a dare una controllatina. Oh, beh, allora è diverso. Ma devi ammettere che avevo trovato un ottimo nascondiglio. Già? Hai ragione! La vasca di un pesce rosso è il miglior nascondiglio in assoluto! Sì, ma adesso tutti voi lo conoscete. Devo trovarne un altro. Quindi, per favore, chiudete gli occhi. Vi ringrazio. Ok, apriteli! Dove può aver nascosto il tesoro? Da qualche parte nel vasto mondo! Ma non può essere molto lontano. È stato via solo un secondo. Nessuno potrà mai scoprire dove si trova. È sorvegliato da una bestia feroce. La scuola sta iniziando. Molto bene, è ora di iniziare. Fate silenzio. Lucy, per favore, puoi dare da mangiare al criceto Fluffy? Sì, signorina Biscotto. L'avventura di oggi ha inizio al piccolo castello. Il signor Elfo si prende una vacanza. Consegna a domicilio. Oh, finalmente. Ecco la mia colazione. Sì, scusate, sono un po' in ritardo oggi. Comunque vi ho portato una colazione strepitosa. Uovo e fagioli in lattina. Uovo e fagioli? Ma è martedì oggi e di solito mangio i muffin il martedì. Come? È martedì? E cos'è successo al lunedì? Lunedì era ieri. Davvero? Lei sta lavorando un po' troppo, signor Elfo. No, io sto bene. Ha bisogno di una vacanza. Evviva, si va in vacanza! E tu puoi venire insieme a noi, Holly. Oh, ci posso andare, papà? Sì, ovviamente, cara. Divertiti allora. Ma io non posso prendermi una vacanza. Chi si occuperà di fare le mie consegne? Ci penserà Tata Susina. No, non posso. Ma certo che puoi. Chiunque è in grado di guidare quel camion. Cosa? Io sono il re, se lo ricorda, e quindi le ordino subito di andare in vacanza. Ciao, signora Elfo. Devo darti una terribile, terribile notizia. Oh no! Che cosa è successo? Ecco, Re Cardo. Che cosa ha fatto? Mi ha ordinato di andare in... In prigione? Questo non intendo accettarlo. Rivoluzione! Chiamo a raccolta gli elfi! Abbasso il re! È molto peggio di così. Lui mi ha ordinato di andare in... In vacanza! Oh, ma è incredibile! Lo so che sei sconvolta. È una notizia meravigliosa. Non siamo mai andati in vacanza. Ma che cosa stai dicendo? Una volta siamo andati al mare. Era una gita di un giorno. E siamo anche andati sulla luna. Tu? Io sono rimasta a terra. Oh, è vero. E va bene. Se non c'è altra scelta, andiamo in vacanza. Hurra! Il piano è questo. Prendiamo l'aereo degli elfi e andiamo in un posto carino. Oh, fantastico! Facciamo un pranzo veloce. Sì. Riordiniamo e poi ritorniamo a casa in tempo per la mia consegna serale. Questa non è affatto una vacanza. Adesso stammi bene a sentire, signor Elfo. Ce ne staremo via per almeno una settimana. Andremo in un posto caldo e tu ti dovrai rilassare. Ma io sono un elfo e agli elfi non piace per niente rilassarsi. Allora dovrai imparare a farlo. Sarà molto divertente, signor Elfo. Lo vedremo. Ma questa è una vacanza degli elfi e quindi niente magia, Holly, hai capito? Va bene, signor Elfo. E non voglio animaletti. Dai, papà. La vacanza è mia e le regole le faccio io. Mi dispiace, Gastone, dovrai rimanere nel piccolo regno. Ciao, Gastone. Avanti, salite a bordo o arriveremo in ritardo in vacanza.
Per favore, signor Elfo, cerca di divertirti un po'. D'accordo, ci proverò. Pronti per il decollo? Sì! Si parte! Noi in vacanza andiamo, noi in vacanza andiamo e ci divertiamo, e ci divertiamo. Forza, papà! Canta con noi! Sì, vedrai che cantare è molto rilassante! Non posso rilassarmi adesso, e se ci fosse qualche problema? Oh, non essere sciocco, dai! Che problema potrebbe mai esserci? Oh, no! Che succede, papà? Il motore si è rotto, devo fare un atterraggio di emergenza! Dove siamo adesso? Siamo in un posto sconosciuto! Vedo solamente acqua sotto di noi! Preparatevi per l'impatto! Guarda, papà! È un'isola deserta! Bene! Tutti fuori dall'aereo! Wow! Una vera isola deserta! Non vi sembra meravigliosa? Sì, la trovo davvero adorabile! Guardate che splendida spiaggia! Siamo bloccati su un'isola deserta! Che cosa faremo? Rilassati, ci sono posti peggiori in cui rimanere bloccati! Sì, possiamo passare la vacanza qui! Chi vuole un po' di limonata? Ma finita la vacanza, come torneremo nel piccolo regno? Possiamo mettere un messaggio nella bottiglia! Bravo, Ben! I naufraghi sulle isole deserte fanno così! Scriviamo una richiesta di aiuto! Mettiamo il messaggio nella bottiglia e a questo punto la gettiamo in mare. Adesso dobbiamo solo aspettare che qualcuno la trovi. Fantastico! E quanto tempo pensi ci vorrà? Ecco, di solito 20 anni. Cosa? Tanto noi non abbiamo fretta. E che mi dici del piccolo regno e del grande albero degli elfi? Per non parlare poi delle mie consegne, chi le farà? Oh, la vuoi smettere di preoccuparti? Sono sicura che se la caveranno tutti anche senza di te. Consegna a domicilio! Ah, tata Susina, hai portato la patata che ti avevo chiesto? Tu mangi sempre patate, quindi questa volta ti ho portato una cipolla. Cosa? Perché? Per cambiare! Mi ha portato i fagioli in lattina? No, le ho portato un ananas. Ma a me non piace per niente l'ananas! Dove sono le mie salsicce? Le ho portato del gorgonzola. Ma io detesto il gorgonzola. Oh, siete davvero una banda di lagnosi. Senza offesa. Era molto meglio quando era il signor Elfo a fare le consegne. Sì, riconosceva una salsiccia quando ne vedeva una. Comunque per ora dovrete accontentarvi di me. Il signor Elfo è in vacanza e si sta divertendo. Bloccato su un'isola deserta. Mi sto annoiando a morte. Stai cercando di rilassarti, tesoro? Non posso, devo fare qualcosa subito. Ma allora non si rilasserà. Funziona così per me. Io mi rilasso soltanto se sono molto occupato. Ho trovato, forse potrei esplorare l'isola e quindi scoprire quanto è grande. Tu pensi che ci sia qualcun altro su quest'isola? No, figurati, non credo proprio. Delle impronte, guarda! Oh, allora c'è davvero qualcuno che vive qui? Sì, una bestia selvatica. Avanti, seguiamo le impronte che ha lasciato e troviamola. Va bene, ma dobbiamo fare attenzione. Le bestie selvatiche sono pericolose. Le impronte finiscono qui. C'è qualcosa lì dentro! La bestia selvatica! Guardate, Gastone! Come hai fatto ad arrivare qui? Che cosa? Ti sei nascosto sull'aereo e poi hai raggiunto l'isola senza che ti vedessimo! Bravissimo, Gastone! Vi avevo detto che non volevo animaletti! Però lui può esserci d'aiuto, papà! Gastone, ci serve del cibo! Sei capace di trovarlo? Lui è bravissimo a sentire l'odore del cibo. Oh. Una noce di cocco! È enorme! Sì, basterà per sfamarci e dissetarci per settimane. Bravo, ben fatto, Gastone. Allontanatevi! Urrà! Dopotutto, la vacanza non è poi così male, bambini. Ho deciso che chiamerò questo posto l'Isola degli Elfi! Ben e Holly ormai sono via da un sacco di tempo! Sento la loro mancanza! Sì, anch'io! Oh, che cos'è quello? È un messaggio in una bottiglia!
Oh, è da parte di Ben! Ha scritto: bloccati su un'isola deserta, papà annoiato, salvateci subito! Andiamo a dirlo al vecchio saggio! Vecchio saggio elfo! Vecchio saggio elfo! Abbiamo trovato un messaggio in una bottiglia! L'ha scritto Ben! Oh, caspiterina! Chiamo il pronto intervento elfi! Abbiamo una famiglia da salvare! Il pronto intervento elfi è in arrivo! È ora di cena! Chi vuole un po' di cocco? Oh, stiamo mangiando cocco tutti quanti i giorni da settimane! Minestra al cocco, torta al cocco e anche pancake al cocco! E pasticcio di cocco! Oh, ma questa sera ho preparato per voi una meravigliosa sorpresa! E qual è la sorpresa? È il cocco, bambini! Oh. Una sorpresa al cocco? Sarà squisita! Chi si sta divertendo un mondo? Lo so, sono io. Torniamo nel piccolo regno. Sì, subito. Sì, voglio tornarci anch'io. Come? Ma io non posso tornarci. Non vedete quanto lavoro ho da fare qui? Devo finire la capanna e creare un giardino e poi pensare alla rete idraulica. No, non voglio assolutamente tornare nel piccolo regno. È il pronto intervento, Elfi! Urrà! Buongiorno, siamo qui per riportarvi nel piccolo regno. Oh, vi ringrazio tanto. Ma non ho ancora finito il mio lavoro sull'isola degli elfi. Anche nel piccolo regno ti aspetta del lavoro. Tata Susina non ha ancora capito bene come vanno fatte le consegne. Lei mi ha portato una cipolla e io invece le ho chiesto una patata. Al posto di una patata una cipolla? Ma questa è una follia, devo risolvere il problema. Si ritorna a casa subito. Ciao, ciao, Isola degli Elfi! Sì, ciao, ciao, Isola degli Elfi! Devo proprio ammetterlo, sono state le vacanze più belle che abbia mai fatto! L'avventura di oggi ha inizio al piccolo castello. Nonna e nonno! E quello che cos'è? Buongiorno a tutti! Wow, un biglietto parlante! Chi ti ha mandato? È stata Nonna Cardo! Mia madre! E sono qui per invitarvi tutti quanti a una grande festa magica! Festa, festa! Per arrivare alla festa dovete solamente prendere l'autobus magico! Oh cielo, non sono mai tranquilla quando andiamo là! La casa dei nonni è piena zeppa di magia. Ma credevo che a voi fate piacesse la magia. Sì, ma ai miei genitori piace un tipo di magia molto pericolosa. Quindi la loro casa non è proprio adatta ai bambini. Se vogliamo metterla così. Salve! Ah, magia, qui nella casa degli elfi! Show! Lei è invitato a una grande festa magica! Io? Non credo, deve esserci un errore. Lei è il grande saggio elfo? Sì. Allora è invitato alla grande festa di Nonna Cardo. Per arrivarci dovrà prendere l'autobus magico. Oh, cielo. L'autobus magico è un po' in ritardo. Oh, salve, vecchio saggio elfo. Vieni anche tu alla festa della nonna. Sì. A quanto pare sono stato invitato. Ero all'università con vostro nonno e vostra nonna, anche se da allora sembra passato più di un secolo. Tipico. Aspetti un'eternità all'autobus magico e ne arrivano tre insieme. Tutti a bordo! Non mi piace questa cosa. Non c'è nemmeno il guidatore. Non c'è perché non ne ho bisogno. Io sono un autobus magico. Tenetevi forte, si sale! Non mi piace proprio per niente! Prossima fermata, il castello dei nonni! Mi raccomando, quando saremo a casa dei nonni, non toccate niente che possa sembrare magico! Sì, mammina! Ricordate, la magia dei nonni può essere pericolosa! Sì, papà! Sono curioso, com'è nonno Cardo? Com'è nonno Cardo? Oh, è completamente matto, Ben! Qualunque cosa accada, non chiedetegli mai dei suoi hobby! Sì, papà, papà, papà! Ultima fermata, il castello dei nonni! Prego, scendere! Oh. Wow, un castello sulle nuvole! Oh. Suona il campanello! No, Ben, non toccarlo!
Voi non toccate niente, ora ci penso io. Oh, sembra sia un normale campanello questa volta. Di solito qualcosa salta. Salve, sono Surprezius, il ragno. Salve, madre. Oh, quindi mi hai riconosciuta. Ciao, nonnina. Mie care, care bambine. Salve, nonna Cardo. Ciao, Ben. Benvenuto alla mia grande festa. Oh, Cedric. Oh, ciao, Millicent. Entriamo in casa, miei cari. Ci divertiremo come pazzi. Ha un arcobaleno dentro casa. È fantastico. Sì, gli arcobaleni sono molto meglio delle scale. A meno che non cambi il tempo. Oh, cielo! Sembra stia arrivando un temporale. Ah, magari potresti mettere delle scale normali un giorno o l'altro, madre. Cosa? Scale normali? E dove sarebbe il divertimento? Qualcuno vuole un dolce magico? Mmm, questi dolci sono straordinari. Certo, questi sono dolci magici delle fate. Mamma, perché non facciamo anche noi dolci come questi? Perché non c'è alcun bisogno di fare tutto con la magia, cara. Io non capisco. È come se i vostri genitori pensassero che la magia si esaurisca quando la usi troppo. Cedric, tu non l'hai avuto. Non vuoi assaggiare un dolce magico? Oh, beh, proviamo. Oh, Millicent, sto volando! Tirami subito giù! Oh, va bene, se proprio insisti. La magia rischia sempre di metterti nei guai. Eppure una volta ti piaceva tanto la magia. Da allora è passato molto tempo e nessuno di loro ha visto com'ero, grazie al cielo. Oh, credo di avere alcune vecchie foto da qualche parte. Elfo, quindi ti piaceva la magia? Vedi, a quei tempi non ero ancora il vecchio saggio elfo. Ero solo un giovane elfo incosciente. Quanto ci divertivamo e tu semplicemente adoravi la magia. Sì, ma quello era prima del terribile incidente dei gattini scimmia. Oh, i gattini scimmia! Wow, che cosa sono? Se non sbaglio dovrei avere una foto. No! Oh, va bene, un'altra volta allora. Adesso è il momento dei giochi, bambini. Urrà! L'ultima volta non abbiamo finito di giocare a nascondino e non abbiamo mai trovato vostro nonno. Si sta nascondendo ormai da un anno. Sul serio? È stato nascosto per un anno? Già, nonno Cardo prende i giochi molto seriamente. Lo troveremo, vedrà. Sì, non preoccuparti. Nonno, dove sei? Ma dove sei nascosto? Quello cos'è? È un albero di scarpe! Wow! Venga fuori, nonno Cardo! Nonno, dove sei? Oh, pesci e stanno nuotando nell'aria! Forte! Stupendo! Nonno, nonno, è qua! Nonno, in braccio! Brave le mie nipotine adorate, mi avete trovato! Complimenti! Olly, mia cara, allora ho vinto finalmente. Ciao, papà, quindi sei davvero rimasto nascosto per un anno? Ma certo, se si vuole giocare bisogna farlo meglio possibile. Come andiamo, Victor? Cedric, ciao, vecchio mio. Lui è il mio migliore amico, Ben. È un vero piacere conoscerti, Ben. Ricorda di non chiedergli dei suoi hobby. Che hai detto, hobby? Ben, vuoi che ti racconti dei miei hobby? Oh, Ben. Vi ho mai parlato delle mie grandi invenzioni? Sì, l'altra volta ci hai mostrato i tuoi pantaloni di marmellata. Davvero? Anche le scarpe alla crema che ho inventato? Oh, sì, nonno. Oh, ma adesso ho un mucchio di nuovi hobby. Lavoro in legno. Oh, non sembra pericoloso. Ho appena costruito una sedia. Incredibile, sembra una sedia normale. Sì. Ma quando l'ho finita mi sono chiesto perché una sedia dovrebbe avere le gambe se poi non le puoi usare. Su, vieni! Ehi, si muove! Oh, sì, e come? Oh! Non è molto comoda, o sbaglio? No, è questo il problema con le sedie che camminano. Ultimamente mi sono anche dato al giardinaggio. Giardinaggio? Sembra relativamente innocuo. Sapete, mi sono chiesto
Perché un tulipano ha solo le foglie? Perché non ha le mani? O magari i piedi? E gli ho dato un cervello. Padrone. E anche una voce. Padrone. Che ne pensi dei miei esperimenti di giardinaggio? Questo non è giardinaggio, questo è un abominio, Victor. Papino, che cos'è un abominio? Questo tulipano. Io tengo moltissimo ai miei hobby. Rane. Un giorno mi sono chiesto perché una rana dovrebbe avere solo due occhi, perché non 10 o magari 23. Oh, adesso basta, mio caro. A loro non importa niente dei tuoi hobby. Hai ragione, sono davvero imperdonabile. Questa è la tua festa, mia cara, e io ti ho preparato una fantastica sorpresa. Qual è la sorpresa? Io non lo voglio sapere. Tutti sulla cima della torre! Nonna Cardo adora guardare le stelle. Oh, sì, le stelle sono bellissime. E così mi sono chiesto, perché le dobbiamo guardare da qua giù, sulla terra? Perché non ammirarle da lassù, nel cielo? Wow! Wow, la torre si è trasformata in un razzo! Le stelle non sono meravigliose, nonna! E come se lo sono, mia cara! Molto belle. Papà, come si fa a atterrare questo coso? Non ne ho idea, figliolo. Questa è magia. Non devo certo sapere quello che sto facendo. Magari non ne saprò molto della vostra magia, ma un razzo non ha alcun segreto per me. Siamo sopravvissuti alla festa. Grazie per aver fatto atterrare il razzo, Cedric. È stato un piacere, Millicent. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Ora dove andiamo? A casa? No, puntiamo verso il sole, così scopriremo di cos'è fatto. Ok. L'avventura de hoy comienza en el gran árbol de los duendes. Yo soy el mejor pirata. No, señor, escucha. Yo soy el mejor pirata. Pregúntale a cualquier pirata quién es el mejor pirata. Ese soy yo. Hola, Barba Roja. Hola, Ben y Holly. Y hola, mi hermosa Rosa. Conozcan a un viejo compañero de barco, el Capitán Calamar. A su servicio. Estamos hablando acerca de quién es el mejor pirata. ¿Qué se necesita para ser el mejor pirata? Ser el pirata más astuto guardando su tesoro. Mi tesoro está oculto con mucha astucia. Este es mi mapa del tesoro, pero solo yo puedo leerlo. Ja, hasta un niño puede leerlo. ¿Está enterrado cerca del árbol de los duendes? Sí. Mi mapa del tesoro es mucho mejor que ese. Vaya, eso sí se ve difícil. El tesoro está en aguas profundas, pero está a la vista, resguardado por una sirena y un monstruo del mar con escamas brillantes. ¡Oh! Bien, me voy. Tengo cosas de piratas que hacer. Fue bueno verlo, Capitán Calamar. También a usted, Capitán Barbarroja. Ay, miren, al Capitán Calamar se le olvidó su mapa. Corre tras él y devuélveselo. No, ya es muy tarde, se ha ido. Aún podemos alcanzarlo. Capitán Calamar, espere. Dame el mapa, yo volaré tras él. No seamos tan apresurados. Les propongo algo, yo le guardaré el mapa hasta que él regrese. ¿Va a buscar el tesoro del Capitán Calamar? Oh, no, eso iría contra el honor pirata. ¿Qué es el honor pirata? Un pirata nunca debe buscar el tesoro de otro pirata. Como sea, el mapa es muy complicado para Barbarroja. ¿Qué? Podría seguir ese mapa hasta en mis sueños. Se los probaré. ¿Pero qué hay del honor pirata? Sí, la cosa es que los piratas realmente no tienen mucho honor. Son piratas después de todo. Y de todas maneras, yo solamente quiero asegurarme de que el tesoro del Capitán Calamar está oculto y a salvo. ¿Podemos ir también? Bien, siempre hacen falta más tripulantes. ¡Sí! Tripulación lista y zarpamos. Ven, Holly, vayan al puesto del vigía y manténganse muy atentos. ¡Vamos a buscar un tesoro! ¡Sí, Ho-Ho! ¡Ajá!
¡Nos estamos divirtiendo! ¡Así es, capitán! ¡Bien! Divertirse es lo más importante cuando eres un duende pirata y nosotros somos duendes piratas. El mapa dice, pasa el árbol con un gran neumático. No sea tonto. Los árboles no tienen neumáticos. Barba Roja, ¿es ese? Sí, Holly, ese debe ser. Ese es el viejo neumático en el que los niños grandes se columpian. Personas grandes. Eso suena un poco arriesgado. Yo no le temo al peligro. Los piratas se ríen frente al peligro. ¡Har, har, har! ¡Tierra a la vista! Ahí es donde termina el agua. El próximo trecho es en tierra. ¿Dices que debemos bajarnos y caminar? No temas, mi hermoso ruiseñor. Tu barco tiene rueda. Puede ir sobre la tierra. Bien, muchos de los tesoros que encontrarán están en la tierra. No hay más que agua en el mar. ¡Miren! Estamos en el parque para niños grandes. Ahora debemos buscar el gran palacio. Ese debe ser. Pero esa es la escuela de Lucy. ¿Quién es Lucy? Lucy es una amiga. Ella es una niña grande. ¿Estás seguro de que el tesoro está en una escuela? Este mapa dice que el tesoro está allí adentro. ¿Cómo podemos entrar? La puerta está cerrada y la manija a kilómetros de altura. Y ustedes, los duendes, no querrán usar magia. ¡Eso es cierto! A nosotros, los duendes, normalmente no nos gusta la magia, pero cuando hay un tesoro que buscar... ¡Perfecto! ¡Abracadabra! Pensé que solo abrirías la puerta, pero un barco volador es mucho mejor. Está silencioso. No hay señales de ninguna persona grande. Pero todos los niños llegarán muy pronto. Mejor nos apresuramos. El tesoro se encontrará cerca de una señal de avellana. Clase bellota. Esa es la clase de Lucy. Esto es tonto. ¿Cómo el tesoro de un pirata va a estar en un salón de clases? ¿Qué dice ahora el mapa? ¿Mapa? Yo no necesito un mapa. Cuando un tesoro está tan cerca, lo puedo oler. Nosotros, los piratas, tenemos un olfato para los tesoros. ¡Vamos! Todos vamos a caminar por la tabla, comenzando por mí. Esto es tonto. ¿Cómo puede el tesoro estar aquí? Está en aguas profundas por una razón. Ahí está el agua. Pero es una pecera. ¿Recuerdan lo que dijo el Capitán Calamar? El tesoro está resguardado por una sirena. Esa es una muñeca. Y un gran monstruo marino. Eso es un pez dorado. Y ahí está el tesoro del Capitán Calamar, oculto a simple vista. Es un juguete plástico. Las peceras tienen ese tipo de cosas. ¡Oh! ¡No es un tesoro de verdad! Solo hay una manera de averiguarlo. Tendremos que sumergirnos. ¿Quién se va a sumergir? Buena suerte, mi pequeña calabaza. ¿Qué estoy haciendo? Nadando en la pecera de un pez dorado. ¡Busca el cofre del tesoro! Es simplemente un juguete plástico. Ni siquiera creo que se abra. ¡Es un tesoro! El Capitán Calamar dijo que jamás encontraría su tesoro. Me gustaría verle la cara otra vez. Barba Roca, qué bueno encontrarte aquí. Oh, hola, Capitán Calamar. Cuando zarpé en mi barco, me di cuenta de que mi mapa del tesoro no estaba. ¿En verdad? Así que regresé. Temía mucho que un ladrón viniera a robar mi tesoro. Sí, sí, eso estaría muy mal. Que alguien intentara robar tu tesoro. Tengo el tesoro, señor Barba Roja. ¡Eres un lobo marino traicionero! Puedo explicarlo. Traición con una sonrisa en su cara. Está bien, Capitán Calamar. Yo encontré su mapa en el suelo. Barba Roja estaba preocupado por su tesoro, así que vinimos a asegurarnos de que estuviese a salvo. Sí, eso es cierto. Solamente revisarlo como... Eso es diferente, pero deben admitir que fue un buen lugar para esconderlo, ¿no? Muy buen lugar. La pecera
de los niños el mejor lugar para ocultarlo. Pero ahora todos ustedes saben dónde está. Mejor la escondo de nuevo. Por favor, todos cierren sus ojos. Gracias. Bien, ahora pueden mirar. ¿Dónde escondió el tesoro? En algún lugar del mundo. Bueno, no puede estar muy lejos. Solo desapareciste por un segundo. Nadie nunca jamás lo encontrará. Está resguardado por una bestia salvaje. Oh. ¡La escuela comenzó! Muy bien, clase. Tranquilícense. Lucy, ¿podrías por favor alimentar a Fluffy el hámster? Sí, señorita Cookie. ¡Oh! ¡Miren lo que encontré! El baúl pirata de juguete de la pecera. Por todos los cielos, ¿cómo pudo llegar a la cueva de Fluffy? Quizás un pirata lo puso ahí. Bueno, mejor pongámosla de vuelta, ¿sí? Resguardado por una bestia feroz. ¡Así es! ¡Fluffy el hámster! Ya está. De vuelta a su lugar. Olvídelo, Capitán Calamar. Igualmente creo que es el mejor lugar para esconderlo. Pero ahora todos ustedes saben dónde está. ¡No le diremos a nadie! ¿Lo juran? ¡Sí! ¡Por el honor pirata! Pero, Barba Roja, usted dijo que los piratas realmente no tienen honor y que... ¡Sí, sí, sí! Gracias, Holly. Hablaremos sobre esto más tarde. Pero por ahora, pongan sus manos en sus corazones y digan... ¡Honor pirata! ¡Todos a bordo! ¡Vámonos antes de que nos vean! ¡Un barco volador! Sí, en estos días los mejores piratas tienen uno. Bien, comencemos la clase. Señorita Cookie, mire, un barco pirata volador. ¡Está detrás de usted! Ajá, sí, niños. Ahora, por favor, cálmense. Hola, Holly. Hola, Ben. ¿Qué están haciendo aquí? Te cuento más tarde. ¡Leven anclas y a casa! ¡Aquí vamos, pequeño reino! Creo que lo logramos. ¡Ay, fue una gran aventura! Y de eso se trata, ser duendes piratas. ¡Tener aventuras! L'avventura di oggi ha inizio in mezzo al prato. Pigiama party. Non è meraviglioso fare un picnic nel piccolo regno? Che cos'è il piccolo regno? Lo sai, papà, è dove vivono i nostri amici fate elfi. Ascolta, Lucy, ne abbiamo già parlato. Le fate e gli elfi non esistono. Invece è così, papà. Sì, tesoro, li hai incontrati più volte. Capisco che sarebbe entusiasmante. E in passato vi ho letto il gioco, ma cerchiamo di essere seri. È come dire che esistono gli animali parlanti. Ciao, Lucy! Ah, un animale parlante! Sono io, Ben l'elfo. Oh, ciao, Ben! Perché sei un coniglio? È stata Holly. Mi ha trasformato così per sbaglio. Ah! Quello era un animale parlante? Aiuto! Aiuto! Rex, torna qui! Rex, no! Cane cattivo! Ciao, Lucy! Oh, ciao, Holly! Hai visto un coniglio parlante, per caso? Sì, si è infilato qui dentro! Eccomi! Cattivo Ben! Quando ti trasformiamo in qualcosa, non devi scappare via! Mi fate tornare come prima? Certo, subito! Fiu, così va meglio! E adesso facciamo un gioco più divertente! Giochiamo a prendi la palla! Tocca a te, Ben! Tocca a te, Violetta! Vorrei poter giocare insieme a voi, ma sono troppo grande! Non c'è problema! Posso farti diventare molto più piccola! Wow! Sono minuscola! Ora fai parte anche tu della gente piccola, Lucy! Rimarrò così piccola per sempre! No! Soltanto fino a domani e poi tornerai grande di nuovo! Senti, potresti rimpicciolire anche lui! Ora anche tu potrai fare tutte le cose che facciamo noi! Oh! Allora posso salire in groppa a Gastone? Ok! Ora tieniti forte alle sue antenne. Spingile avanti per partire. E poi spingile indietro per volare. Non spingerle troppo indietro, farai il giro della morte.
divertente! Posso vedere le vostre case? Ma certo! Vuoi vedere l'interno del grande albero degli elfi? O del piccolo castello? O venire a casa mia? Dov'è casa tua, Fragolina? Io e Violetta viviamo nel villaggio delle fate. Oh, mi piacerebbe visitare il villaggio delle fate. D'accordo, seguitemi! Siamo arrivati, ecco il villaggio delle fate. Wow, e vivete dentro a questi funghi velenosi? Sì, una volta vivevamo dentro a funghi commestibili, ma la gente grande li raccoglieva. Nessuno mangia i funghi velenosi. Non c'è la porta d'ingresso? Sì che c'è, è una porta magica. Prima devi bussare 3 volte. Poi girare su te stessa e dire apriti sesamo. Visto? Buongiorno a tutti! Buongiorno! Ciao, paparino! Il mio papà è il sindaco delle fate! Sì, e sei arrivata giusto in tempo per la riunione! Quale riunione? Riunione straordinaria! Riunione straordinaria! Come vostro sindaco ho indetto una riunione straordinaria perché c'è della gente grande nel nostro prato! Due adulti, una bambina e il loro cane stanno facendo un picnic! Come tutti voi sapete, la gente grande è molto pericolosa! Dirlo forte, hanno addirittura calpestato mio nonno. E hanno mangiato la mia casa. Quindi dobbiamo fare attenzione. E se qualcuno di voi vede la gente grande, suoni subito l'allarme. Io l'ho vista, è come una di loro. Cosa? Dove? Chi? Io sono una di loro. La gente grande è qui, suonate l'allarme. La gente grande. Non piaccio. Non preoccuparti, Lucy, non è colpa tua se fai parte della gente grande. Ora comunque fai parte della gente piccola. Lucy è nostra amica. Sì, guardi i suoi piedi, sono troppo piccoli per calpestare chiunque. In effetti sembra piuttosto piccola per far parte della gente grande. Holly mi ha rimpicciolita. Ah, ho capito. Ma Lucy resta comunque nostra amica, sia che sia grande oppure piccola. In questo caso abbiamo dimenticato le buone maniere. Lucy, vorresti unirti a noi per il pranzo? E sarai l'ospite d'onore. Pranzo? Scusi, mi sono ricordata che stavo facendo un picnic con mamma e papà. Ti riportiamo da loro. Andiamo. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao. Non è una bugia, tesoro. Guarda che esistono veramente gli elfi e le fate. E anche i conigli parlanti? Beh, questa è nuova anche per me, ma è evidente che esistono. No, mi rifiuto di crederci. Ci saremo immaginati tutto. Ciao, mamma. Ciao, papà. Lucy? Sì. Holly mi ha rimpicciolita, così sarò una di loro oggi. Oh, ma è fantastico, non è vero, tesoro? Non vi preoccupate, non rimarrà piccola per sempre. Soltanto fino a domani. Mi è venuta un'idea, puoi restare a dormire da me questa notte. Oh, che bello, dici davvero? Sì, ovvio, ci sono molte stanze nel piccolo castello. Sarebbe meraviglioso, posso? Certo, non ci sono problemi, divertitevi. Grazie, ciao mamma e papà, ci vediamo domani. Conigli parlanti, elfi, anche fate. Mia figlia rimpicciolita. Andiamo, tesoro. Ti riporto a casa adesso. Sì, sì. Di-di-da, dam-dam, di-du, di-di-da. Tata, guarda chi c'è. Saluta Lucy. Lucy? E chi è questa bambina? La conosci benissimo. Davvero? Di solito lei è più grande di così. Oh, Lucy della gente grande, me la ricordo. Ciao. In effetti eri molto più grande di così. L'ho fatta diventare io minuscola e resterà a dormire da noi. Faremo un pigiama party. E che cosa succederà domattina quando crescerà di nuovo? Il piccolo castello esploderà? Non ti preoccupare. Faremo uscire Lucy dal castello prima di domattina. Allora va bene. E Gastone e Rex possono dormire qui in cucina. Cosa? Ah, come volete. Sempre che non lascino impronte sul pavimento. Oh, no! Questa è la mia cameretta. Faremo uno spuntino di mezzanotte. Sì, si fa sempre uno spuntino di mezzanotte ai pigiama party. È un obbligo. Sono stanchissima. Anch'io. E anch'io. E
già arrivata la mezzanotte. No. Mancano ore prima che arrivi la mezzanotte. Ma io sto per addormentarmi. Dobbiamo assolutamente rimanere svegli, altrimenti non sarà un vero spuntino di mezzanotte. Dam di dam di dam di du di di du. Caspiterina Rex, che cosa ci fai ancora qua? È già mattina. Potresti ridiventare grande da un momento all'altro. Fuori, fuori, sbrigati! Stai diventando grande di nuovo! Devi uscire subito! Appena in tempo, sarebbe stata una vera catastrofe. Perché stai facendo tanto rumore? Così mi hai svegliata! Holly, dimmi un po', dov'è Lucy? Sta ancora dormendo! Cosa? Svegliala immediatamente e falla uscire dal castello subito! Fai in fretta prima che diventi grande! Oh, è vero, mi ero dimenticata! Lucy, Lucy, svegliati! Cosa succede? Stai ricrescendo! Wow, usciamo subito di qui! Svelti tutti quanti fuori! Oh oh, troppo tardi! Questo sì che è un modo buffo di svegliarsi! Lucy, va tutto bene? Sto benone, grazie! Buongiorno a tutti, c'è Lucy qui? Sì, c'è... Ci tenevo molto a dirle che mi dispiace. Non è affatto vero che la gente grande distrugge le nostre case e poi ci calpesta. Ops! È lei, signor sindaco! Non volevo calpestarla, mi scusi! Non ha importanza! Non potevo essere calpestato da una bambina più gentile! Come farò a uscire dal piccolo castello? Ecco, con un pizzico di magia sistemerò tutto! Fiu! Grazie, tata Susina! Lucy, si torna a casa! È la mia mamma! Devo andare ora! Grazie per il pigiama party! Di nulla! È stato divertente! La prossima volta verremo a dormire a casa tua! Sarebbe fantastico! Ciao! Ciao! Eccoti qua! Ciao, Lucy! Allora, ti sei divertita? È stato il più bel pigiama party che abbia mai fatto! Non è vero, Rex? L'avventura di oggi ha inizio alla fattoria degli elfi. Il maneggio. E adesso, come puoi vedere, Ben, i cavoli sono pronti per essere raccolti. Sì, papà. Verdura affascinante, il cavolo. Sì, papà. Oggi sarà il giorno della raccolta e poi potremo mangiare minestra di cavolo tutte le sere. Sì, papà. Potremo mangiare minestra di cavolo il lunedì, minestra di cavolo il martedì, minestra di cavolo il mercoledì, minestra di cavolo il... Ciao, Ben! Oh, ciao, Holly! Andiamo al maneggio di Miss Jolly per cavalcare le lumache! Le lumache sono creature orribili! No, invece sono adorabili! C'è Dobbin... e anche Robin Hood! È la più birichina di tutte! Io voglio cavalcare Cupcake! È dolcissima! Sono tutte dolcissime! Le lumache non sono dolcissime! Loro mangiano i miei cavoli! Ma sono divertenti da cavalcare! Volete venire con noi, ragazzi? Cavalcare delle lumache a me sembra una cosa da ragazze! Non è una cosa da ragazze! Possono andare molto veloce, lo vedrete! Non ci costa nulla provare! Che ne dite? Sì, i cowboy cavalcano e sono uomini! Ci terremo il nostro cappello da cowboy! È deciso, andiamo allora! L'importante è che teniate lontane le lumache dai miei cavoli! Siamo arrivati! Questo è il maneggio di Miss Jolly! Sì, ma dov'è Miss Jolly? Oh, oh grilletto! Fermo, piccolo! Buongiorno, bambini! Buongiorno, Miss Jolly! Siete tutti pronti per una bella cavalcata? Sì, Miss Jolly! Accipicchia! A quanto vedo ci sono anche dei cowboy fra di noi oggi! Hi-ha! Ricordatevi una cosa, alle lumache non piacciono i rumori forti, sono molto paurose! Sì, Miss Jolly! Non preoccuparti, grilletto, questo cowboy è nostro amico! Bene, e adesso vi porto a conoscere le altre lumache. Queste sono Dobbin, Muffin, Cupcake,
Sono davvero adorabili! Toffy, Bobby, Speedy, Robin Hood e Sansone! Miss Jolly! Sì? Sansone non ha il guscio, come mai? Non ha il guscio perché è un lumacone! Un lumacone! Chi vorrebbe cavalcare un lumacone? Ascoltatemi bene, non dovete mai camminare dietro alle lumache. Perché no? Perché potrebbero darvi un bel calcio, ecco perché. Speedy ha un bel caratterino, vero? Dovete imparare a conoscere le vostre lumache. Allungate la mano, in modo che possano annusarvi. Ciao, Bobby. Sono piuttosto diffidenti, hanno bisogno di tempo. Dagli una piccola pacca sul guscio. Coraggio, Bobby, non avere paura di me. Ben fatto, è diventato tuo amico. Possiamo cavalcarle adesso? Non ancora, prima ci aspetta del lavoro. Innanzitutto rassettiamo le scuderie. Che cosa vuol dire? Pulirle dalla popò di lumaca. Popò di lumaca, beh! Prendete tutti un secchio e una vanga e pulite la popò. La popò di lumaca puzza ed è anche molliccia. È questo lo spirito giusto. Bravissimi, mi raccomando, dovete lavarvi bene le mani. Passiamo alla strigliatura adesso. Cos'è la strigliatura? Pulire e lucidare. Prendete tutti una spazzola e poi date una bella sgrassata ai gusci. Noi tre striglieremo Speedy. Sta calmo, piccolo, sta calmo. Vogliamo solamente lucidare il tuo guscio. Oh, fermo, piccolo. È piuttosto irrequieto, come vedete. Sta bravo. Il guscio di Bobby adesso brilla. Anche quello di Dabbin. Guardate Muffin, il suo guscio è luccicante. Ottimo lavoro, bravissimi. Ben fatto. Adesso, prima di cavalcare queste canaglie, dovremmo dare loro del mangime. Del mangime? Cibo! Prendete tutti quanti delle verdure e poi portatele alle lumache. Mangia questa carota, Robin Hood! Questa è per te, Bobby, una squisita foglia di cavolo! Loro adorano le verdure fresche. Caspita, è proprio affamato! Oh sì, mangerebbero per tutto il giorno se glielo lasciassi fare. Adesso è il momento di cavalcare. Ciascuno di voi scelga una lumaca. Oh, posso cavalcare, Bobby? La prego! Certo! Sono su una lumaca! Io cavalcherò Robin Hood! Io cavalcherò Muffin! Toffy! Cupcake! E io cavalcherò Speedy! Oh, il problema è che Speedy finora non ha mai rotto il ghiaccio. Che cosa vuol dire? Voglio dire che nessuno lo ha mai cavalcato perché è troppo irrequieto. Sì, è ancora molto giovane ed è sempre su di giri. Posso essere il primo a cavalcare Speedy, Miss Jolly? Ci puoi sempre provare. Cerca di rimanergli in groppa. Lui proverà a buttarti giù. Questo è l'incarico giusto per un elfo cowboy! Mi piace il tuo atteggiamento, Cowboy Ben. Fatti cavalcare, Speedy. Da bravo, piccolo. Wow! Così, Ben, puoi farcela! Yeah! Bravo! Wow! Ce l'ho fatta, Speedy! Iha! Sei stato fantastico! Non avevo mai visto niente del genere. Ottimo lavoro, Cowboy Ben. Iha! Allora, Jake, chi vuoi cavalcare? Dobbin o Sansone? Preferisco Dobbin. È strano, vero, Sansone? Sembra proprio che nessuno voglia mai cavalcarti. Non importa, tu rimani qui e riposati un po'. Coraggio, si parte! Miss Jolly? Sì? Come diciamo alle lumache di muoversi? Dite loro di trottare! Forza, al trotto! Forza, al trotto! E adesso una bella cavalcata! Splendida giornata per cavalcare le lumache! Dove stiamo andando? Rimarremo qui nel prato! Scusa!
scusi, Miss Jolly! Sansone il lumaccone ci sta seguendo! Oh, ma guarda! Andate avanti, io vi raggiungo subito! Sei davvero un lumacone, Monello! Non saresti dovuto venire insieme a noi! Ti riaccompagno al maneggio! Fermatevi tutti, ragazzi! Da quale parte andiamo? Miss Jolly ha detto che dobbiamo rimanere nel prato! Da questa parte allora! Wow! Che sta succedendo? Beh, penso che sappiano dove stanno andando! Non mi ero accorta che corressero così veloce! Forse hanno sentito l'odore di qualcosa che a loro piace! Ma che cosa? Coraggio, Elfi, è arrivato il momento di caricare i cavoli sul camion! Questo è un raccolto eccezionale! Sì, siamo riusciti a tenere alla larga tutti gli animaletti nocivi quest'anno! Niente pidocchi! Per fortuna niente bruchi! E, cosa più importante di tutte, nessuna... Lumache! Allarme lumache! Allarme lumache! Di mangiare! Svelti, caricate i cavoli sul camion degli elfi! Bolla, lascia andare la mia foglia di cavolo! Salvate tutti i cavoli! Stop! Ma che cosa ci fanno qua tutte queste lumache? Noi stiamo imparando a cavalcarle! Presto, sbrighiamoci! Trattogliamoli, viva presa! Non va affatto bene, mangiano troppo in fretta, non riusciamo a salvarli! Una catastrofe! Stop! Stop! Oh, oh, oh! Siete delle vere canaglie, lumachine! Lumachine? Si sono mangiate la metà dei nostri cavoli! Visto che coltivate dei cavoli così gustosi, che cosa vi aspettavate? Ma... Bambini, vi siete divertiti a cavalcare oggi? Sì! Mille grazie, Miss Jolly! È stato un piacere e adesso mi sento in dovere di dire un bel grazie ad alta voce al signor Elfo per aver regalato alle lumache un ottimo pranzo! Anche per me è stato un piacere! Spero non le dispiaccia se torneranno a mangiare da lei un'altra volta! Amano la lattuga! Le consiglio di coltivarne molta, le conviene! La gente pensa che le lumache siano degli animali nocivi, ma sono adorabili! Sì! Sono davvero dolcissime, affettuose